Anneke De Bruyne è una madre di 3 figli. Nel 2008 le hanno diagnosticato una sclerosi laterale amiotrofica, malattia che colpendo le cellule nervose arriva a compromettere la respirazione. La donna, già utilizzando la tecnologia Eye Tracker, ha accettato di rientrare nello studio dell'Università di Utrecht per poter disporre di un nuovo impianto, un dispositivo al platino costituito da sensori collegati da fili ad un amplificatore elettronico. Per uno dei ricercatori dell'Università di Utrecht è il segnale elettrico che fa muovere, evidentemente la mano, che però non si muove visto che i nervi sono rotti. Adesso, collegando nuovamente con questa apparecchiatura un trasmettitore di impulsi sottocutaneo, esente da infezioni, si ristabilisce il collegamento col computer grazie ad una struttura interna. L'impianto legge l'attività cerebrale captata dagli elettrodi e invia un segnale verso il basso con un filo che assomiglia a un pacemaker. Questo dispositivo comunica in modalità wireless a un computer, convertendo il segnale in un click. Quando si vuole scegliere una lettera, la donna immagina di muovere la mano destra per creare il segnale che corrisponde a quella opzione. Per scegliere le lettere c'è bisogno di questo software speciale. Il limite sta nel fatto che il 90% del tempo si resta in attesa fino a quando non si illumina la parte destra dello schermo, in modo che ci si possa cliccare sopra. La cosa si potrà migliorare un po', ma non si potrà rendere molto più veloce per ora. De Bruyne usa il sistema per semplici giochi al computer. L'idea è adesso di allargare lo studio ad altri 2 pazienti e se i risultati saranno incoraggianti, il sistema potrà migliorare ancora di più.